Volevo fare un'ultima domanda io. Mi è venuta in mente, ascoltandola, che è una frase di Edoardo De Filippo, che diceva che teatro vuol dire vivere sul serio quello che gli altri nella vita recitano male. È molto vicino a quello che lei fa, questo concetto, cioè il recupero di sentimenti autentici e quindi tutta la formazione che è legata al conoscersi meglio c'è molto a che fare. Cioè, assolutamente, credo che sia una perfetta espressione, che poi coincide anche con molte persone di teatro, quelle, gli autori seri, e quello che ha citato è un autore serio che dice proprio questo, cioè lì non è una recita, sei costretto ad andare talmente a fondo di quello che senti che fai meglio non una cosa che non c'è nella vita, ma rendi ancora più evidente quello che c'è tutti i giorni nella vita, che era il principio del teatro greco, cioè nel maschera senso maschera come persona. Esatto, tu vai a teatro per parlare della polis, tu vai a teatro non per divertimento, ma perché attraverso quello che viene drammatizzato sulla scena devi ricordarti, attenzione, questi sono i problemi che hai nella città, sono i tuoi problemi. Infatti maschera voleva dire persona. Esatto. No? Quando vi serve riutilizzare una cosa che avete fatto nel rilassamento, se vi serve, non so, sentirvi un respiro, fare una apnea, rilassarvi di più, fatela. Ok, via. Degli occhi. Prova a portare anche la donna.
Falle. Guardai bene.